5 e mezza. Temperatura? 27 gradi. Il cielo com'è? Terzo. Destinazione? San Vito, Via Verde, Costa dei Trabocchi. Eh sì, perché l'Abruzzo merita una vacanza per tanti motivi, uno su tutti per le sue spiagge e il suo mare azzurro, specialmente lungo il tratto della Costa dei Trabocchi. Qui il turismo slow è di casa. Tra le tante proposte, noi oggi siamo stati invitati a provare in anteprima il gioco dell'estate, il Trabocchi Game, promosso dal GAL Costa dei Trabocchi, che ci vedrà coinvolti in una speciale caccia al tesoro. Il nuovo format di Art Bike and Run più Wine ha come protagonisti turisti e curiosi impegnati in una caccia al tesoro in bicicletta, per ritrovare il piacere di scoperte e riscoperte nel segno dell'arte, della natura, della sostenibilità, della tradizione, dei prodotti tipici e non ultimo del divertimento. Formata la squadra, e che squadra, siamo pronti per affrontare la prima prova. Il dilemma divino, si fa presto a dire pecorino. Abbiamo scelto come pecorino un prodotto tra i migliori dell'eccellenza abruzzese, perché il gruppo Cidio fa parte questo marchio molto importante, molto alto, fatto in collaborazione con l'enologo più prestigioso d'Italia, e con il pecorino che berrete tra gli altri vini che non sono pecorini, gli altri bianchi. E durante la degustazione di vini andiamo avanti con la seconda prova. Tipologia di prova, alla scoperta del territorio con domande e risposte multiple. Superi la prova se rispondi. Se no. E se non rispondi, non la superi, hai diritto a bere una bottiglia intera di Tegeo per affogare il dispiacere. Interessante, quindi sbagliamo tutto. Quindi prossima tappa. Andate una foto. Trabocco Turchino. Tipologia di prova, stimolare la conoscenza della letteratura e della natura del territorio. Lo scopo, completare una parte del testo Il trionfo della morte di Gabriele D'Annunzio, dedicato alla Costa dei Trabocchi. La macchina parea viver d'una vita propria. Avere un'aria, un'effigie di corpo animato, il mostro, esposto per anni ed anni al sole, alla pioggia, alla raffica, mostrava tutte le fibre, metteva fuori tutte le sue asprezze e tutti i suoi nocchi. Rivelava. Ho la pelle d'oca, ragazzi. Allora, tipologia di prova, ricerca tra tanti uno specifico trabocco. Indizio. Solo i più ostinati giungeranno alla meta. Il percorso, come potete vedere, si snoda lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi e prevede indovinelli che portano a scoprire i luoghi più interessanti, ma anche alcuni meno conosciuti. Ed ora andremo alla scoperta di un trabocco meraviglioso. Terminata la quarta prova, ci aspetta l'ultima di questa caccia al tesoro, il murales di Millo. Durante la presentazione del nuovo format di Art Bike and Run sono stati inaugurati murales dello street artist dal titolo Dalle radici al fiore. Millo ha inserito nella sua opera d'arte tre dettagli ed ora bisogna scoprirli.
L'opera realizzata dall'artista di fronte a un mare azzurro affonda le proprie radici nella storia di Ortona, in ricordo dei fatti storici accaduti qui durante la Seconda Guerra Mondiale. Spiccano papaveri rossi, simbolo dei partigiani, e che in fondo raccontano e invitano a scoprire la bellezza di questi luoghi. L'artista non è nuovo ad esperienze di questo tipo, infatti ne ha realizzati diversi inconfondibili in giro per l'Abruzzo, tutti rigorosamente in bianco e nero con sprazzi di colore che sorprendono. Questa divertente caccia al tesoro sarà proposta a partire da inizio agosto, ora non vi resta che iscrivervi.